sera possiamo procedere con la presenza. Procediamo con l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Li do naturalmente per lei, che parliamo della seduta del 25 gennaio 2022, dalla numero 1 a 1. Chi è favorevole? Un altro. Poi abbiamo al punto numero 2, convenzione di segreteria. È una proposta che riguarda la istituzione in convenzione del servizio di segreteria tra il comune di Pietramenara e il comune di Sesta Unica, con una ripartizione al 25% a carico del comune di Pietramenara, al 75% a carico del comune di Sesta Unica. Lo schema di convenzione è quello tipico, insomma, che viene utilizzato come standard per questo tipo di convenzione. Non ho altro da dire. Passiamo alla votazione. Vogliamo deliberare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Al punto numero 3 abbiamo l'istituzione del servizio di telesoccorso e telecontrollo. È praticamente un servizio che esisteva prima, circa 15 anni fa, nel nostro comune. È un servizio che viene reso soprattutto alle fasce di popolazione più deboli e anziane, con sistemi che praticamente consentono di controllare da remoto la condizione anche di salute degli anziani. Approviamo questa sera il regolamento che è stato posto in discussione dei 10 giorni canonici previsti dal regolamento e istituiamo con risorse esterne già a partire da domani il servizio sul nostro territorio esteso a tutti coloro che ne faranno richiesta, secondo le norme del regolamento che voi avete potuto leggere. È l'istituzione di nuovo servizio che prima non esisteva. Lo realizziamo con risorse esterne al comune e credo che possiamo dirci soddisfatti perché veniamo incontro alle esigenze delle persone più deboli che meritano e hanno bisogno insomma, di assistenza e di aiuto. Un intervento? Chi è favorevole? Allora, votiamo per l'immediata eseguibilità in relazione all'istituzione del servizio, pensando che poi il regolamento chiaramente sarà il decorso suo dei 15 giorni per dare la pubblicazione. Chi è favorevole? Allora, abbiamo al quarto punto dell'ordine del giorno l'approvazione dello schema di convenzione dell'accordo di programma tra comuni per uno dei progetti inseriti nell'ambito del PNRR, che è il Piano Nazionale di Resilienza, che è stato praticamente varato su scala europea, per realizzare con altri comuni, in particolare con il comune di Vairano Paternore, di Mignano Montelunto, e con il comune di Caiano, un progetto che mira sostanzialmente alla rigenerazione urbana e ad interventi che riguardano il centro storico del nostro comune. È prossima scadenza l'approvazione del progetto di fattibilità, quindi quello che era il vecchio progetto preliminare,
assume un'attività nel quale inseriamo, tra le altre cose, inseriamo quattro aree di intervento. Realizzeremo Piazza Municipio ex novo, poi amplieremo lo spazio del centro storico da via De Gasperi, dalla chiesa dell'Annunziata fino al centro storico e via Bruci, e realizzeremo la nuova piazza Mazzini con annessi partiti. Si tratta di un intervento che poi inserisce nel contesto generale altri tipi di interventi che si collocano sostanzialmente per la promozione di ulteriori attività nel centro storico per il recupero e diciamo il ripopolamento di quello che è il nostro borgo antico, su cui molto abbiamo investito in termini progettuali nell'ambito del PNRR. Quindi è una proposta che mira sostanzialmente a girare un limite dimensionale demografico che il bando ha stabilito perché possono accedere a questi progetti in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Siamo riusciti a renderci promotori di questo accordo con gli altri comuni in maniera da superare questo limite e intercettare risorse importanti del PNRR che rappresenta un'opportunità, rappresenta un'occasione irripetibile che non possiamo lasciare. Quindi ci sono interventi. Io voglio meglio sottolineare, il sindaco l'ha detto con una tale comunità, una tale criminalità che sembra facile, ma non è affatto perché stiamo facendo i conti. In realtà un'amministrazione che si fa trovare pure è un'amministrazione che programma e progetta il futuro e quello di cui meglio e più ha bisogno del territorio. Quindi la rigenerazione era uno dei punti forti del programma del Paese, ma noi qua ci siamo fatti trovare conti a questa opportunità, a questo finanziamento del PNRR. Io credo che, come ha detto anche il sindaco, ci sarà un input importante per il ripopolamento che andrà a contrastare la decrescita democratica e soprattutto dopo tanti anni, forse anni in anni da Santa Luce, si troverà a mettere in mano a delle piazze importanti come Piazza Mazzini e Piazza Novici. Sono altri interventi? Chi è favorevole? Per rimediare sensibilità? A questo punto, visto che i punti che rimangono riguardano il bilancio, la relazione di fine mandato e riguardano tutti gli argomenti di natura contabile e finanziaria, propongo di invertire l'ordine del giorno trattando prima l'argomento iscritto al numero 14. Riconoscimento del debito fuori bilancio 194 lettera E società agite. Chi è favorevole? Allora procediamo. Anticipiamo in maniera tale che poi facciamo una discussione unica sul bilancio. Allora, ci siamo trovati ancora una volta al cospetto di fatture impagate per quanto riguarda la GISEC, che è la società su scala provinciale che svolge l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti su scala provinciale. È società istituita dalla provincia in AUS, quindi come articolazione della stessa struttura amministrativa della provincia, e che ha svolto questo servizio negli anni 2014, 2015 e 2016 senza purtroppo aver ricevuto il relativo corrispettivo in relazione al quantitativo di rifiuti che sono stati trattati nell'interesse per conto del comune di Enna. Abbiamo uno scoperto di 161.000 euro che risale sostanzialmente alla gestione pregressa della nostra amministrazione, quella che ci ha preceduto, e dopo un articolato procedimento di ricostruzione del debito pregresso, quindi è una situazione molto complicata perché non abbiamo trovato i beni distesi, è
è stato difficile ricostruire l'effettivo quantitativo dei rifiuti trattati e è stato necessario affrontare questa questione in contraddittorio tra i funzionari del comune di Pietramelano e i funzionari della città. Alla fine si è usciti con una determinazione certa sul quantitativo del quantitativo dei rifiuti trattati e quindi in relazione a quello che è il corrispettivo spettante alla CISE per 161.000 euro in relazione alle fatture 2014, 2015 e 2016. C'è proposta ampia relazione sulla utilità e sulla convenienza che l'Edene ha ricevuto, sul fatto che non siano pagati spese e oneri ulteriori, quindi non ci sono oneri accessori di interessi, spese e quant'altro, e ancorché mancasse all'epoca un contratto formalizzato, l'obbligo nei confronti della GISEC deriva direttamente dalla legge regionale, allora vigente, dalla legge 4 del 2006, che prevedeva sostanzialmente l'obbligo di corresponsione di questo corrispettivo ai titolari e gestori degli impianti. Quindi si tratta di una spesa riconoscibile sulla base appunto delle risultanze istruttorie che sono state approfonditamente realizzate. Ci sono interventi? Diversa di gestione, perché il pezzo prevede a monte le varie tipologie di spesa. Quindi noi a inizio anno con tutti ci impegniamo la somma destinata al GISEC, presumibilmente destinata al GISEC. Naturalmente ci impegni a fine anno perché insomma per quanto abbiamo recuperato questa situazione abbiamo impegnato nell'ultima parte dell'anno, però l'impegno è figurativo, quindi quell'impegno copre le fatture che sono ancora impagate. Quindi sono vincolate e destinate alla legge. Per gli anni precedenti, 2014, 2015, 2016, abbiamo usufruito del servizio, ma non abbiamo impegnato le somme e quindi oggi ci troviamo costretti a ricordare. Veramente a questa situazione, oggi, a questa situazione, cioè questa è la situazione ad oggi, ma questa situazione è la tante sono le tendenze, dove naturalmente con gli impegni passati, però naturalmente la liquidità è tanta, quindi una cosa c'è stare e quindi vincolare con le somme, non utilizzare le somme per pagare e fare altre spese, la liquidità è un'altra cosa, a mano a mano che insomma abbiamo la possibilità. Quello che conta è il principio di competenza, quindi noi insomma passa la competenza le somme le impegniamo. Purtroppo restano fuori le annualità che erano prive di impegno e di liquidità. Possiamo procedere alla votazione? Chi è favorevole? Adunque astenuta. Per ricordare su l'utilità? No. Allora, a questo punto propongo di trattare i punti
iscritti al numero 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, di discuterli tutti quanti assieme trattandosi di atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione, cui è connessa la relazione di fine mandato del sindaco nei 60 giorni antecedenti alla scadenza del mandato elettorale. Quindi, se siete d'accordo, procediamo per esigenze pure di celerità, di completezza e di esposizione in questo modo. Va bene? Ok. Dal 5 al 15. Dal 5 al 15. E poi facciamo le votazioni singole. Ok? Allora do lettura della relazione di fine mandato al Consiglio Comunale del 15 marzo 2022. Le relazioni al Consiglio di inizio e fine mandato assumono nel quadro delle vigenti 22 marzo, sì, il 22 marzo, questa è stata predisposta per il Consiglio del 15, poi rinviata il 22 marzo. Allora, le relazioni al Consiglio di inizio e fine mandato assumono nel quadro delle vigenti disposizioni amministrative della contabilità armonizzata la funzione di informazione connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa del sindaco, definendo sull'arco temporale dell'intera durata in carica l'intero percorso di programmazione, gestione e rendicontazione. Al termine del mandato, contestualmente all'approvazione dell'ultimo bilancio, i sindaci dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi relazionano al Consiglio sul mandato svolto per consentire alla nuova amministrazione che si insedierà di poter disporre di una rappresentazione di sintesi in funzione di perfezionare, senza pregiudizio sull'autonomia e indipendenza di indirizzo e gestione della nuova compagine amministrativa, l'agire pubblico al conseguimento del più lineare e migliore risultato auspicabile per la collettività. Il decreto legislativo numero 149 del 6 settembre 2011 ha introdotto l'obbligo della relazione di fine mandato con l'obiettivo di responsabilizzare il sindaco sull'importanza del suo mandato elettivo, assicurando allo stesso tempo trasparenza nella gestione delle comunicazioni, mediante l'impiego di ogni strumento utile per una più ampia informazione alla cittadinanza. Sarà pertanto mia cura provvedere alla pubblicazione della presente relazione sulla pagina web istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook dell'ente. La presente relazione è dunque direttamente correlata a quella redatta dal responsabile del servizio finanziario del segretario comunale, certificata dall'organo di revisione, che sarà inoltrata alla competente sezione del Comunale di controllo a Botegoni, senza l'articolo 4 del legislativo 149, analizzando i dati aggregati dei risultati della consigliatura scelta, il quadro generale dell'azione. La struttura della presente relazione richiede in primis la descrizione del cosiddetto punto di partenza, definito nella relazione di inizio mandato alla data del 12 giugno 2017. Le diverse fasi dell'azione di governo seguono le traiettorie di un programma di risanamento finanziario e gestionale. È appena il caso di segnalare che nella ricostruzione dei fatti correlati al mandato svolto ha avuto una pesante incidenza l'emergenza pandemica del Covid-19. È tristemente noto che improvvisamente è stata modificata la vita quotidiana di tutti e ancora di più quelli degli apparati amministrativi di ogni comune, stante la prima, cogente e indifferibile necessità di contrastare la diffusione dei contagi sotto responsabilità diretta del sindaco quale autorità sanitaria locale. L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova la gestione e nel nostro caso ciò si è molto di più sentito, perché il periodo in cui il Covid si è diffuso in maniera esponenziale corrisponde esattamente al momento congiunturale più complesso di attivazione della prima procedura di predissesto della storia del Comune. Descrivendo mediante uno schema di sintesi la situazione di partenza del mandato si rappresenta che nella prima fase successiva all'insediamento si è provveduto alla ricognizione generale sulla situazione di criticità dell'ente, recuperando elementi documentali di pregresse talvolta molto gravi, inadempienze e inadeguatezze amministrative. Ricostruire e poi certificare la condizione finanziaria e gestionale dell'ente è stata un'operazione aggravata
da un disordine amministrativo che rendeva problematica finanche la mera acquisizione degli elementi di conoscenza sulla dimensione patologica del tumore. Al momento degli insediamenti i dati erano i seguenti. Si registrava un sistematico e reiterato uso dell'anticipazione di cassa per somme rilevantissime, dell'ordine di quasi 2 milioni di euro annui, con i connessi costi per interessi passivi a carico del comune, che di fatto aveva trasformato l'anticipo di liquidità da strumento eccezionale ed occasionale in una stabile forma di indebitamento. Si registrava un'elevata debitoria pregressa con debiti fuori bilancio per circa 4 milioni di euro. Si rilevavano determinazioni amministrative prive di impegni contabili. Si registrava la mancata riscossione dei tributi comunali del periodo 2012-2016 per acque reflue per euro 894.228, per Tarso, Tares, Tari per euro 915.000, per ICI, IMU per euro 1.060.000. Si riscontrava la mancata riscossione dei ruoli del servizio idrico integrato per il periodo 2015-2016 per circa 500.000 euro. Si riscontrava la mancata attivazione delle attività di accertamento dell'IMU risalente all'anno 2012 con il rischio di un'imminente prescrizione quinquennale, benché la relativa somma fosse stata addirittura iscritta al bilancio nell'anno 2016. Risultavano poi violazioni nei rapporti di titolare, in particolare nella gestione dei beni patrimoniali, come l'area mercato, che hanno costretto l'amministrazione a risoluzioni in danno, passate anche al vaglio degli organi giurisdizionali, il cui esito, sia innanzi al TAR di Napoli, sia innanzi al Consiglio di Stato, hanno dato conto della correttezza e della legittimità dell'operato dell'attuale amministrazione. Da ultimo c'è sentenza TAR Napoli numero 1540 del 7 marzo 2022. Spiace aggiungere che la vicenda ha registrato una deriva francamente inopinata e fuori da ogni principio di logica, quando è stato addirittura denunciato da un dipendente comunale per asseria. Correttamente il pubblico ministero incaricato delle indagini chiedeva l'archiviazione del procedimento, ma con reale mia sorpresa ha fatto seguito all'archiviazione un ulteriore procedimento per l'opposizione all'archiviazione, promossa dallo stesso funzionario denunciato. Ebbene, anche la fase giudiziaria ulteriore si è conclusa con sentenza favorevole al sottoscritto di non luogo a procedere, nella quale si dà conto anche nella sede penale della legittimità e correttezza degli altri studi. A margine di questa vicenda, nella convinzione che occorre sempre farsi costruttori di pace, ho creduto bene non far seguire una denuncia per calunnia e la corrispondente azione risarcitoria in sede civile, con l'intento, voglio sperare per riposto, di offrire tangibilmente un contributo alla crescita dell'armonia nel nostro paese, che deve regnare sempre nella nostra comunità. Naturalmente ciò non toglie che rimuovere le incrostazioni di vecchi e consolidati schemi distorti e di alcuni interessi particolari ha reso difficile il lavoro primario. Rafforzare i principi di una gestione amministrativa imparziale svolta nel rispetto delle competenze che la legge assegna agli amministratori. L'amministrazione, nonostante le fortissime condizioni di criticità e di contesto ambientale nel quale si è trovata ad operare, ha scelto di considerare il mandato amministrativo una meravigliosa opportunità per cambiare, migliorare e determinata, guardando ad un futuro che è già presente, nel quale è e deve essere il cittadino e non l'amministratore o il dipendente al centro dell'attività amministrativa. Seguendo le predette linee di indirizzo abbiamo subito rivolto massima attenzione al recupero e alla sistemazione di tutte le aree destinate al ritrovo della comunità, alle attività sportive, con particolare riguardo allo stadio Pasqualino Leonardo, che è stato reso agibile, collaudato, affidato in gestione, recuperato e riqualificato, poi illuminato i luoghi di ritrovo come la villa comunale Giovanni Soli, che era relegata all'abbandono. A causa dell'assenza di illuminazione era relegata anche a frequentazioni disordinate, e così abbiamo recuperato i parchi
destinate ai giochi dei bambini, che sono stati tutti sistemati, adeguati, da ultimo recentemente forniti anche di nuovi giochi e giostrini. Dare alla cittadinanza gli spazi di socialità e di ritrovo di cui hanno assoluto bisogno, specie dopo il periodo della pandemia, crediamo debba essere un imperativo non derogabile. Alla data del nostro insediamento, e qui passiamo alla fase che ci ha visto impegnati nel risanamento gestionale e finanziario, che ha coinvolto particolarmente l'assessore Maria Teresa Senese, la mappa nazionale dell'ISPER, dell'Istituto della Finanza Locale dell'ANCI, riportava i numeri delle amministrazioni in dissesto finanziario e le cause principali degli squilibri, dovuti in larga parte a mala gestio sul doppio fronte delle iscrizioni a bilancio di entrate virtuali e di corrispondenti spese non sostenibili o non assistite da comuni. Il nostro comune presentava le predette condizioni, aggravate da una sistematica erogazione di premi a pioggia a personale dipendente. L'ente era avviato al dissesto finanziario. Nella consapevolezza delle pesanti conseguenze che ne sarebbero derivate, per i cittadini, le imprese, gli stessi dipendenti comunali e non ultimo tanto di margine per la cittadinanza, abbiamo voluto approfondire con l'ausilio di specialisti di finanza locale lo studio di soluzioni volte ad orientare il percorso amministrativo verso un tentativo tutt'altro che scontato di riportare in bonus il comune, nella certezza che un salvataggio avrebbe potuto salvaguardare quantomeno in parte le future generazioni assolutamente incolpevoli del nostro Paese. E merita in questa sede di essere sottolineato, nella consapevolezza che trattasi di un'acquisizione ontologicamente fragile e sempre in continuo divenire, il conseguimento passo dopo passo per gradi di un nuovo patto con i cittadini. Chi non ricorda la sfiducia generale che regnava nella cittadinanza all'inizio del nostro mandato? Risultavano intollerabili non solo il generale disordine di cui ho già detto, ma soprattutto le sovraesposizioni dei funzionari e la caduta di qualità nella gestione pubblica e soprattutto la vera appropriazione di direzione dell'ente da parte di un apparato burocratico debordante, al punto da far apparire arrendevole l'arretramento politico-amministrativo al predominio e all'egemonia di un funzionario divenuto il reale dominus del nostro comune. Prova ne è che nell'immediatezza della nostra elezione abbiamo ricevuto continuamente, quasi a cadenza quotidiana, ricorsi a firma dello stesso funzionario, e questo dimostra che era lui il autentico e reale dominus di questo comune. Purtroppo è una situazione spiacevole che ci ha visto coinvolti direttamente, perché abbiamo ricevuto, abbiamo dovuto rispondere a diverse esposte che questo funzionario, quasi fosse l'amministrazione o l'opposizione, ha sistematicamente e reiteratamente indirizzato a me personalmente, all'assessore e quant'altro. Partendo da tale situazione, nota ormai a tutti, ci si attendeva pertanto da questa maggioranza una dimostrazione di rinnovamento, di riorganizzazione della macchina amministrativa, accompagnata da un cambio di mentalità. La sfida ha richiesto anzitutto di definire con chiarezza, dove è necessario anche a prezzo di contrasti con posizioni consolidate nel tempo, la esatta linea di demarcazione tra le funzioni degli amministratori e quelle dei funzionari di rendita. Per poter realmente restituire il Paese alla collettività, normalizzare i rapporti interni e rimettere al centro della gestione i cittadini, i suoi diritti, le sue esigenze, richiede non solo una generica buona volontà, ma richiede scelte coraggiose, sostenute da specifiche competenze giuridiche e tecniche, che oggi più che mai sono essenziali, sono fondamentali per poter gestire adeguatamente un comune. Naturalmente sarebbe stato molto più agevole il compito degli attuali amministratori se si fosse preferita la soluzione più netta, radicale, della dichiarazione di dissesto, che come è noto produce un taglio di assoluta separazione giuridica e finanziaria
Invece di intraprendere la strada stretta, insidiosa e rivelatasi molto più faticosa di quanto ci si potesse attendere, del risanamento finanziario, peraltro scontando una carenza di personale che via via è mancata nel nostro comune, perché desse almeno un supporto straordinario al lavoro complicato e dagli esiti molto incerti. È stato possibile intraprendere questo percorso perché si è potuto contare su amministratori vari, professionalmente preparati, quasi tutti laureati, decisi ad affrontare questa sfida. La squadra degli amministratori ha lavorato con serietà e tanta competenza. Questa pertanto per me è l'occasione per rinnovare pubblicamente il mio apprezzamento nei confronti di tutti i consiglieri comunali che hanno partecipato attivamente a questo coraggioso risanamento dell'Eco. E non era scontato, perché un'amministrazione complessivamente giovane che si trova a cospetto di una condizione così difficile viene naturalmente, quasi inevitabilmente, portata allo scoramento. Oggi posso dire a ciascun consigliere e assessore il mio grazie più sentito per aver adempiuto brillantemente, con alto senso di responsabilità, al compito loro assegnato dai cittadini. E ciò è ancora più apprezzabile perché la parte più impegnativa e faticosa, ma anche la più efficace del nostro comune, si è svolta nel silenzio più assoluto, lavorando fino a tarda ora negli uffici, raccontandosi e coordinandosi con le direttive impartite dalla Corte dei Conti e dal Ministero dell'Interno. Grazie a tutti voi per quanto avete generosamente dato alla nostra amata comunità e grazie per l'impegno costante e partecipe che ha caratterizzato il vostro mandato. Bene, andando avanti sul programma che abbiamo sviluppato in questi 5 anni, è una sintesi di quello che è stato realizzato, ma richiede anche per direttive legislative di essere rendicontato in maniera quantomeno più compiuta possibile. La nostra attenzione si è rivolta all'ascolto di tutti per riannodare la relazione di fiducia con la comunità. Con questo spirito abbiamo approvato il primo regolamento sulla partecipazione diretta dei cittadini alla gestione delle parti comuni, non solo per ricevere suggerimenti e segnalazioni, ma anche per una diretta partecipazione alla cura e alla valorizzazione dei beni comuni urbani e attivare forme di cittadinanza responsabile. I risultati: la costruzione del tappeto di bocce nei pressi del poliambulatorio, la gestione delle aiuole pubbliche, l'installazione di fioriere e cestini per i rifiuti nei parchi, la nascita, primi nella provincia di Caserta, dei progetti di pubblica utilità per la pulizia delle strade, per la realizzazione di una nuova biblioteca, per la valorizzazione dei sentieri di montagna e complessivamente con un rinnovato senso civico di tanti giovani uomini e donne. In tale contesto si è operata la scelta di avviare i contatti con associazioni nazionali per trasferire i loro valori fondanti anche all'interno della nostra comunità. Abbiamo promosso l'istituzione di sedi decentrate nel nostro territorio della Croce Rossa Italiana, dei volontari del soccorso alpino speleologico, dell'associazione Legambiente, incubatori di fattori di formazione, non solo in termini di aggregazione ma anche di servizi, specie per le persone più deboli e in difficoltà. Oggi queste che ho citato sono nuove realtà che sono entrate a far parte del nostro paese, arricchendo il tessuto sociale e la cultura della solidarietà, che sono già il nostro patrimonio storicamente riconosciuto. Abbiamo poi con fatica ricostruito da zero la protezione civile, che era di fatto andata definitivamente smembrata e distorta, una risorsa preziosa e in alcuni casi addirittura insostituibile, come tutti abbiamo potuto constatare soprattutto nelle emergenze alluvionali, nelle emergenze sanitarie. La protezione civile ha dato una grossa mano a tutta la cittadinanza e grazie al lavoro eccellente del maresciallo Franco Pochetti, che ne ha assunto con competenza la guida, oggi possiamo dire di aver recuperato a beneficio della cittadinanza e anche per il futuro i nostri angeli custodi, sempre pronti ad intervenire in ogni situazione. Settore gestione dei rifiuti. Il sistema della gestione dei rifiuti registrava al nostro insediamento delle carenze e delle inefficienze molto forti.
La percentuale di raccolta differenziata era al 36%. L'isola ecologica risultava forma di rifiuti di ogni genere indifferenziati, stoccati in loco da diversi anni, le convenzioni di recupero non risultavano sottoscritte, si produceva giorno per giorno un danno all'ente per l'assenza del recupero dei materiali differenziati. Prova ne è che mancavano negli uffici comunali addirittura i formulari delle frazioni del rifiuto. Si è dato corso ad un'operazione completamente nuova, innovativa e rivoluzionaria, potrei dire, per recuperare a regime il sistema della gestione dei rifiuti. Abbiamo affrontato prima di ogni cosa una complessa vertenza con il precedente affidatario del servizio di raccolta e smaltimento, che si è definita come anticipata risoluzione contrattuale. È stata liberata l'isola ecologica dalla grande mole di rifiuti da cui è rimasta. Sono stati eseguiti interventi strutturali all'isola ecologica per metterla in funzione. Si è implementata la differenziazione, eliminando i cassetti della raccolta del vetro e dell'estate, sono state risanate tutte le zone periferiche dall'abbandono incontrollato dei rifiuti. Abbiamo poi approvato il progetto Plastic Free, che ha imposto l'utilizzo negli uffici pubblici, nelle scuole di sole stoviglie compostabili tradizionali. È stata portata una compostiera nella scuola per gli scarti della mensa scolastica, insegnando ai bambini più piccoli ad utilizzare il compost per arricchire la vegetazione del verde. Al termine del mandato, i risultati ottenuti sono stati maggiori anche delle più ottimistiche attese, dal momento che sono stati giudicati in atti ufficiali eccellenti questi risultati. Nel corso dell'anno 2021, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli, dell'Università Federico II, in rappresentanza del Comune, mi è stato conferito il premio quale sindaco che ha tenuto la migliore gestione per la riduzione della frazione dell'indifferenziato. La percentuale al termine di questo percorso di 4 anni è passata dal 36% all'80%, oggi siamo all'82%, in appena 4 anni, e che la menata è stata iscritta di diritto tra i comuni vicini. È stato poi chiaramente molto emozionante per me ricevere la lista pienamente del Presidente nazionale dell'ambiente, che si è complimentato con la cittadinanza per i risultati raggiunti, che non vanno ascritti esclusivamente al merito degli amministratori, ma sono merito principalmente dei cittadini, che dimostrano una sensibilità al tema dell'ambiente e che hanno, come dire, recepito con grande entusiasmo le innovazioni che l'amministrazione ha di volta in volta. Il settore finanziario è un nodo molto importante di cui ci siamo occupati anche nelle diverse articolazioni dei vari uffici. Gli interventi di risanamento hanno riguardato ogni aspetto, mediante un lavoro non facile che ha riguardato sia la razionalizzazione dei costi, a cominciare da quelli del personale, sia la riorganizzazione della struttura, del personale e dell'organico degli uffici attraverso la riduzione delle aree funzionali, perché abbiamo accorpato l'area affari generali con l'area affari democratici, riducendo sostanzialmente la verticalizzazione di una posizione di categoria D con riduzione delle indennità di posizione organizzativa. Si è posto fine poi al fenomeno sconcertante delle diverse centinaia di migliaia di indennità e criminalità varie che prima del nostro insediamento erano erogate a pioggia ai dipendenti, da segnalare sul punto che le azioni giudiziarie che sempre qualche ex funzionario ha intrapreso contro la attuale amministrazione per reagire a quelle razionalizzazioni e quindi trovare e ottenere la corresponsione per il tramite del giudice, si sono concluse con il rigetto del ricorso di questo funzionario e la condanna anche a vestire. Altro capitolo particolare riguardava la razionalizzazione dei costi dell'energia elettrica, perché ci siamo imbattuti in fatture esorbitanti, più energia, Enel, che hanno comportato ricostruzioni faticosissime e poi riconoscimento del debito di bilancio. E però su questo profilo abbiamo ritenuto di dover intervenire sulle cause degli sprechi, riconvertendo con il sistema di risparmio energetico l'illuminazione pubblica,
un elemento di innovazione fondamentale che in queste ore di presenza di una crisi energetica ci consente, a differenza di altri comuni, di tenere ancora le luci accese. Grazie agli interventi che abbiamo portato innovando tutto il sistema della pubblica illuminazione con il risparmio delle luci a LED che abbiamo portato nel nostro comune. Grande attenzione è stata posta poi all'eliminazione delle tende di decreto mediante un programma di estinzione della massa debitoria in coordinamento con la Corte dei Conti. Si è dato corso poi al riconoscimento mediante transazioni che hanno portato alla riduzione poi del debito effettivo del Comune. Alla fine di questo percorso il risultato è questo, che siamo oggi tra i pochi comuni ad avere un utilizzo dell'anticipazione di cassa pari a zero. Ricordando che al nostro insediamento l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria era di 2 milioni di euro non restituita al 31/12, che veniva reiteratamente riportata anno per anno in avanti, quindi costituendo una forma di indebitamento vero, quindi non una situazione occasionale. E questo è un dato tangibile che comprende tutti gli altri e dimostra la bontà del percorso amministrativo che abbiamo fatto. Sul settore dei servizi. L'erogazione dei servizi al cittadino costituisce il primo parametro per la valutazione sull'andamento della gestione amministrativa. Abbiamo investito il massimo impegno per attivare nuovi servizi sul territorio, implementare quelli esistenti e anche oggi, nella seduta di questo consiglio, attiviamo altri due servizi che non c'erano, telesoccorso e telecomando. Prova ulteriore del fatto che il nostro sguardo, la nostra attenzione è rivolta ad implementare anzitutto i servizi. Abbiamo introdotto i servizi di digitalizzazione cloud privato, quindi abbiamo anticipato le misure previste dal PNRR, introdotto una vera rivoluzione mediante un processo di innovazione fondamentale che offre la possibilità di consultare la situazione tributaria senza recarsi al comune. Quindi resi disponibili i dati di ICI, IMU, TARSU, FIA, pubblicità, occupazione, suolo pubblico, servizi di acquedotto. E quindi per tutti questi servizi è possibile procedere con il pagamento online. E non è una cosa semplicissima, cioè basta dire che ci hanno chiamato comuni più grandi di noi, anche dalle Marche, per dire come eravamo riusciti a realizzare un sistema assolutamente innovativo, siamo pionieri in Italia per questo sistema di digitalizzazione, pago PA e servizi online sul sistema dei conti. Poi abbiamo realizzato gli interventi sul poliambulatorio. Abbiamo riconsegnato ai cittadini il centro sanitario per anziani, che reca una tabella che è affissa all'esterno, che venne apposta dalla mia precedente amministrazione, che aveva progettato quella struttura, l'aveva realizzata per destinarla a questi servizi. Tuttavia era stata nel tempo poi trasformata la destinazione di uso effettiva. Abbiamo attivato le convenzioni con l'ASL per rendere i servizi ai cittadini una struttura che non solo ha dato possibilità ai cittadini, soprattutto alla fascia di popolazione anziana, di avere dei servizi sanitari di prossimità, ma si è rivelato un vero gioiello per la gestione dei vaccini durante la fase emergenziale. Quindi una struttura che si è rivelata fondamentale per la gestione anche dell'emergenza. Abbiamo poi fatto una serie di interventi per fronteggiare la crisi sanitaria. Voglio soltanto, per breve sintesi, elencarne qualcuno. L'acquisto e distribuzione di generi alimentari di prima necessità, la donazione attraverso la spesa solidale, organizzato con la Protezione Civile Croce Rossa. Abbiamo attivato il conto corrente bancario emergenza Covid, abbiamo attivato ulteriori attività di bonifica, sanificazione delle strade con la collaborazione della comunità montana. Abbiamo attivato poi il servizio di videosorveglianza, l'abbiamo programmato e realizzato per la prima volta a Pietro Nerano. Abbiamo istituito la rete di videosorveglianza con telecamere nei punti nevralgici del paese, su tutte le strade di ingresso, al polo dell'area mercato, nel campus scolastico, intorno alla casa comunale, nell'area poi valente del poliambulatorio
e sono di prossima realizzazione altri interventi in estensione sul sistema di videosorveglianza che nel passato aveva fatto discutere moltissimo per la Navarra perché per vicende che tutti conoscono. Poi abbiamo attivato il servizio di rete Wi-Fi gratuito, abbiamo in tutti i luoghi di aggregazione offerto la possibilità di connettersi alle reti internet in maniera semplice e veloce, senza alcun costo per i cittadini. Il Comune ha partecipato al bando europeo e sta aggiudicando. Il settore della toponomastica, un capitolo a parte, merita la toponomastica, perché è un complesso processo che riguarda tutte le articolazioni dell'amministrazione. Non è una cosa semplice e non si affronta così su due dita, perché tocca l'anagrafe nazionale, tocca tutte le altre amministrazioni, comprese motorizzazione, imprese, comprese altre amministrazioni, e quindi è un intervento molto molto complesso. Ci siamo sentiti di dover affrontare perché il Comune fosse veramente al passo con i tempi. Noi registravamo una carenza sotto questo aspetto, perché il rinnovo della toponomastica si era fermato alla mia precedente amministrazione, quando il paese dalla commissione di allora venne diviso per quartieri, venne assegnato il nome delle strade e la finita. Noi abbiamo prima riorganizzato l'aspetto documentale, abbiamo messo a sistema tutto quanto il meccanismo interno di raccordo degli uffici, dei tributi, le concessioni edilizie e tutto e quant'altro, e poi abbiamo apposto in ogni abitazione, in ogni lotto libero, le targhettine imbarinite che contengono il numero civico, il numero della strada, il luogo del comune e che identificano anche sul posto tutta la situazione che oggi è fotografata. È chiaramente un beneficio che non va a questa amministrazione, va alle future generazioni. Guardiamo avanti per le future generazioni, ne beneficeranno le amministrazioni che verranno di queste innovazioni che, diciamo, tanto lavoro ci hanno comportato. Settore delle opere pubbliche. Il sistema di misurazione e valutazione delle performance dell'amministrazione locale va fatta questa premessa. Oggi è riferita ad unità di analisi ben diverse rispetto a quelle del passato. Mentre prima le performance di un'amministrazione si valutavano, il segretario lo sa meglio di me, sulla base del numero di opere pubbliche che si realizzavano, e quindi molto spesso i comuni si trovavano con opere pubbliche che neppure corrispondevano agli effettivi bisogni della comunità. Oggi anche la valutazione sulle opere pubbliche viene fatta in relazione alla capacità di innalzare la qualità della vita del cittadino, e quindi non può che calibrarsi l'opera pubblica sulle effettive esigenze del comune. E allora, sotto questo primo aspetto, quindi calibrando la nostra programmazione sulle opere pubbliche secondo questi parametri, abbiamo valutato innanzitutto il programma delle opere pubbliche sulla base di quale tipo di esame. Anzitutto cercare di recuperare i progetti che erano già in giacenza nel comune, quindi anche quelli che erano avviati dalla precedente amministrazione, per evitare di disperdere le risorse che erano già state impegnate. Naturalmente siamo stati costretti ad intervenire decisamente su tutti i progetti della passata amministrazione con modifiche, variazioni sostanziali. Abbiamo dovuto evitare le revoche dei finanziamenti, abbiamo dovuto sopperire alle carenze che c'erano nelle programmazioni precedenti, e quindi, per breve esempio, la caserma di Via Ceconi è un'opera progettata dalla precedente amministrazione che era sottoposta praticamente a revoca, perché il progetto era incompleto, era stato revocato. Siamo intervenuti con una regione, abbiamo ripresentato un nuovo progetto di completamento. Quello che ci permette era evitare che si lasciasse una cattedrale nel deserto al centro del paese. Via Geloni ormai è il centro del paese, quindi abbiamo fatto di tutto, abbiamo operato in maniera tale da rendere possibile il prosieguo di oggi. La struttura delle scuole elementari di Via Martina, anche qua abbiamo constatato che il progetto era in contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore del comune per la violazione delle distanze dalle strade, perché si trattava della demolizione e ricostruzione che imponeva il rispetto delle distanze.
per evitare parevole del finanziamento, per evitare anche problemi in relazione alla tutela dei vincoli paesaggistici che, a cui sovrintende il Ministero, abbiamo trovato una soluzione tecnica adeguata, e cioè quella di ruotare di 180 gradi il corpo fabbrica della palestra in maniera tale da rispettare le distanze dalla strada e garantire non solo una visuale dalla prospettiva sud-est del paese verso il centro storico, ma di consentire quello che la sovrintendenza chiama il dialogo architettonico tra la Santissima Annunziata, quindi la Chiesa dell'Annunziata, e il Palazzo Murano. E quindi in questa maniera abbiamo evitato di ricostruire il muro di recinzione che sormontato dalle ringhiere che delimitava il cortile della scuola, e abbiamo trasformato quest'area in una piazza che, diciamo, di accoglienza per i cittadini che escono dalla Chiesa dell'Annunziata, e forma da e da raccordo anche in funzione anche dei parcheggi che, diciamo, realizziamo in ampliamento con tutto il centro storico nell'ambito del PNRR, che prevede appunto che andrà a realizzare un nuovo centro storico che ingloberà anche questa piazza. Poi abbiamo fatto un intervento importante sul Palazzo Paternò Caracci, un finanziamento di 1 milione di euro che abbiamo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I lavori sono in corso, stiamo recuperando all'antico splendore la parte nobile del Palazzo Ducale, stiamo recuperando in questo momento gli affreschi, abbiamo già deliberato in Consiglio Comunale il trasferimento della sede del Consiglio Comunale nel Palazzo Ducale in una sede più prestigiosa. I lavori sono in via di ultimazione, alla fine sarà realizzato anche il cortile interno con materiali di particolare pregio. Vi assicuro che i lavori sono eccezionali, sono di una bellezza inaudita, e speriamo di riuscire a completare nel giro di un mesetto in maniera da poter offrire ai cittadini questa bellezza che appartiene al nostro patrimonio. Poi abbiamo realizzato nella villa comunale Giovanni Sordo, abbiamo superato la condizione di abbandono universale anche dalla mancanza di illuminazione, abbiamo realizzato il piano di illuminazione che abbiamo steso poi anche nella casa comunale in pianta a LED, abbiamo realizzato un nuovo parcheggio adiacente e a servizio non solo del centro storico ma è a servizio soprattutto del campus scolastico, e quindi alleggerisce il traffico nelle ore di punta su via San Giovanni e via Le Porte. Abbiamo realizzato poi il centro direzionale su Mare Mercato, la zona destinata al mercato è ormai andata a far parte dei luoghi di riferimento, hanno un valore ormai identitario soprattutto per i giovani di Pietra Melana, è un polo di attrazione su cui abbiamo trasferito un nuovo polo che sarà centro direzionale, ospiterà la caserma dei carabinieri forestali, la protezione civile, il gruppo del soccorso alpino, e dopo aver delimitato, insomma, praticamente anche i parcheggi per ragioni di sicurezza, pensiamo di ulteriormente allargare l'area mercato nell'area che viene acquistata dalla mia precedente amministrazione, scusate se faccio questa precisazione, è un'area che si è rivelata preziosa, perché nell'ambito del PNRR abbiamo presentato uno studio di fattibilità per realizzare una piscina coperta con palazzetto dello sport da realizzare a completamento alle spalle dell'area. Poi abbiamo provveduto alla sistemazione del poliambulatorio, anche qui abbiamo i lavori in corso con l'efficientamento energetico, la ristrutturazione del poliambulatorio che, insomma, risente di un abbandono durato parecchio tempo, e quindi abbiamo provveduto a sistemare tutta la struttura e le parti esterne, comprese le parti destinate allo sport, al campo, al parco giochi. Sono in via di ultimazione i lavori del collettore fognario nella zona est. Anche qui c'era una perdita del finanziamento dovuta al fatto che Arcadis, che era una società regionale, è stata sciolta, il progetto è incompleto, abbiamo rifatto il progetto, abbiamo allargato
anche ad altre strade che non erano previste, abbiamo recuperato il finanziamento, affidato i lavori e sono in via di ultimazione, quindi abbiamo implementato il sistema non solo fognario ma anche di depurazione, che lo abbiamo reso praticamente più moderno rispetto alle esigenze che naturalmente sul sistema di depurazione sopravvengono in base alla normativa che si evolve continuamente. Le strade comunali interne. Abbiamo realizzato, dopo anni che non si metteva una pezza di asfalto sulla strada, e purtroppo è un dato oggettivo, le strade erano relegate all'abbandono totale, non c'era un intervento di manutenzione fatto da più di dieci anni al nostro insediamento. Abbiamo fatto subito interventi urgenti, subito vi fate il mando su via Falcone, via San Leonardo. Abbiamo realizzato l'ultimo tratto di via Matese, qua nonostante fosse area provinciale abbiamo fatto il danno della provincia per il raccordo con la piazza della Roma. Abbiamo realizzato la pavimentazione a via Leone. In una seconda fase di prossimo intervento saranno realizzate via Angelone per intero, quindi dall'area mercato a venire a via San Pasquale. Via Marconi sarà realizzata per intero, sarà realizzata via Sandini con le traverse. Via Cavour sarà realizzato il tratto terminale di via Pescara e sarà realizzato tutto l'intero complesso del centro storico di raccordo con via Sant'Antonio Abate, i lavori che andranno a completare la pavimentazione statale di via 5 Vie fino a via Sant'Antonio Abate. Quindi in pratica ripavimentiamo l'intero paese a dispetto di qualcuno che diceva sulle strade abbiamo perso non si sa che cosa. Vabbè, non voglio, non polemizziamo. Sulle strade rurali, anche per il tramite della comunità montana durante il periodo della mia presidenza, abbiamo recuperato un'enormità di sentieri di montagna, di zone rurali, e siamo intervenuti sistemando in maniera radicale via San Baldrazio, via San Marco. Sulle strade provinciali, un capitolo a parte merita le strade provinciali, perché le strade provinciali al nostro insediamento erano completamente abbandonate. Avevamo via Pantano verso via Travevani, che era sostanzialmente, voglio dire, al pari di quelle che sono le strade oggi di Chievo, cioè erano praticamente pari a una strada bombardata. Su questa cosa ho voluto prendere la decisione anche particolarmente attenta. Ho emesso un'ordinanza contingibile e urgente, ex articolo 54, nei confronti del presidente della provincia. Ok? Ed è una cosa, forse il caso unico in tutta Italia, di un sindaco che intima con i poteri straordinari di cui è l'articolo 54, non ad un cittadino o ad un'impresa, ma ad un'altra istituzione territoriale. Ebbene, questa ordinanza è stata impugnata davanti al TAR della Campania dalla provincia di Caserta e il TAR ha riconosciuto la legittimità di questo provvedimento, tant'è che immediatamente dopo la sentenza, in cui il giudice scrive che sussistono condizioni di contingibilità ed urgenza certificate dal sindaco, la provincia ha eseguito tutti gli interventi che si richiedeva di fare. Via Pantani è stata realizzata, via Santa Scuola è stata realizzata, ci sono ancora dei tratti da sistemare, ma confidiamo nel fatto che gli interventi saranno realizzati. Un capitolo a parte, se mi consentite, per concludere, riguarda gli studi sul PNRR, i progetti di recupero sul borgo, le azioni di promozione turistica, perché nella seduta del Consiglio Comunale pare di contare anche i progetti che sono stati già adottati, studi di fattibilità nell'ambito del PNRR, che sono, ripeto, una condizione irripetibile, una situazione che va intercettata assolutamente e su cui stiamo spendendo il massimo delle energie, non solo per recuperare il centro storico, superando poi tutti i limiti che ci sono, ma nell'ambito della rigenerazione urbana intendiamo riconvertire anche diciamo, la socialità del paese mediante la istituzione di corsi specifici che sono di artigianato, corsi di formazione e quant'altro. E quindi praticamente sviluppiamo un programma di matrice sociale
anche per residenze, per famiglie, con lavoratori, smart working, i cosiddetti nomadi digitali, questa è la dicitura precisa nell'ambito del PNRR, e quindi una scelta strategica che segue le varie iniziative che già abbiamo intrapreso per il riconoscimento e quindi per superare lo stato di abbandono dei nostri figli. Abbiamo poi intercettato, va ricordato, le giornate del FAI. Siamo arrivati ad una dimensione di rilevanza nazionale, portando le giornate del FAI a Pietramelà, un evento straordinario per rilanciare la vocazione turistica nell'ambito di un disegno che è stato poi tracciato inizialmente con un approfondimento, evito di leggere perché sarebbe troppo lungo e dispendioso, ma comunque tutto nasce dal primo convegno che noi abbiamo tenuto il 12 giugno 2019 nel Palazzo Ducale con ordinari dell'Università Federico II, tutti gli ordini professionali, con il riconoscimento di crediti formativi, dal titolo Conoscere e condividere per riattivare i borghi dismessi. Sono venuti tutti i delegati delle altre regioni a Pietramelà e abbiamo disegnato una prospettiva effettiva, reale, non le chiacchiere vuote di cui molto spesso ci si riempie la bocca, per disegnare un futuro possibile al recupero del centro storico. Contiamo di poter implementare le attività che abbiamo ancora in corso con l'ANCI sotto due profili. Un breve flash. Il primo, abbiamo avviato un percorso con il general contractor individuato da ANCI per costituire una società pubblica per la riconversione del centro storico. Stiamo seguendo un disegno di legge che va a modificare il testo unico degli esproprii, il PR 327 del 2001, per consentire, diciamo, l'azione diretta del comune negli immobili abbandonati che non sono legittimamente occupati. Alla fine, insomma, di questo percorso, crediamo di aver gettato le basi giuste per poter guardare avanti con speranza, per poter ridare a Pietramelà un futuro che sia effettivamente al passo con il tempo. Ora, questa panoramica, sia pur sintetica ma dettagliata, sull'operato dell'amministrazione, nell'impossibilità di dar conto minuziosamente le questioni affrontate, delle diverse iniziative realizzate, riscontra la relazione per mano aggregati ed elenca per le aree di competenza i momenti salienti della gestione. Si è consapevoli che la rendicontazione attiene solo ad alcune scelte per più significativi dei momenti chiave del mandato amministrativo dell'attuale maggioranza. Merita di essere sottolineato per la valutazione del lavoro svolto che tutti i predetti interventi che hanno impresso un'innovazione sull'assetto complessivo del comune ed è visibile e programmano ulteriori azioni di rilancio nell'ambito del PNRR, siano stati realizzati senza che l'amministrazione abbia potuto disporre di un solo euro e senza personale amministrativo dipendente, atteso che tutte le unità di personale assegnate agli uffici nel corso del mandato sono state collocate in quiescenza per raggiunti limiti di età, così da restare in servizio solo i vigili umani. Nel nostro mondo abbiamo in servizio di ruolo solo i vigili umani. Va evidenziato che le assunzioni di personale restano subordinate all'autorizzazione già richiesta dal comune, ma non ancora evasa dalla posta del Ministero degli Interni, in quanto il nostro ente è classificato strutturalmente deficitario. La presente relazione delle finalità conoscitive di chiusura del mandato sarà pubblicata sul sito del Comune, sulla pagina Facebook dell'ente e sarà acclusa alla adottata deliberazione. Spero di aver commentato. Voi ci sono altri interventi per fare il resumo, Maria Teresa? Allora, quindi ci abbiamo presentato l'emendamento alla finanza di gestione. Sì, adesso lo vogliamo. Approvato con il parere di gestione o il parere favorevole del gestore di gestione. Se posso arrivare a qualche momento più comunale, mi fa piacere sapere essere presente a questa seduta di consiglio comunale, soprattutto perché è la prima uscita ufficiale dopo il momento un po' del Covid.
per discutere e approvare il bilancio di previsione 2022-2024 e approvare la votazione che arriva quest'anno in largo anticipo rispetto alla scadenza fissata al 31 maggio 2022. Questo mi rende di gioia e di soddisfazione, chiedo di interpretare un po' il sentimento comune di tutti i consiglieri di maggioranza. Approvare il bilancio senza la pressione delle scadenze di varie lungo la proposta in questi anni di amministrazione che rappresenta ridotta la normalità amministrativa del comune. Voglio ripetere questo concetto. Oggi il nostro comune vive in una situazione di normalità amministrativa. Lo sottolineo con forza perché nonostante la contrazione del numero di dipendenti comunali, riusciamo a gestire la macchina amministrativa senza affanno e questo è stato possibile solo perché abbiamo implementato delle regole che consentono di gestire l'ordinarietà amministrativa. I dipendenti oggi svolgono serenamente il loro ruolo senza pressioni, rispettando le norme della contabilità pubblica e gestendo autonomamente il proprio tempo. Questo per me è un nostro risultato, lo voglio sottolineare. Bilancio è il vocabolario della lingua italiana in termini che indica il confronto tra gli aspetti favorevoli e sfavorevoli, positivi e negativi, utili o dannosi, di un qualsiasi atto fatto. E la parola giusta per questo momento storico, siamo ormai a fine mandato ed è tempo appunto di bilanci. E mentre sulla bilancia quando è stato fatto, il sindaco insomma ha fatto una lunga relazione, è doveroso da parte nostra sia nei confronti del Consiglio Comunale sia nei confronti dei cittadini che ci hanno dato fiducia. Per questo motivo è necessario fare il punto della situazione finanziaria del nostro comune e per fare ciò è necessario partire e scusare e dare un minimo di tempo di attenzione perché è necessario. Prima di tutto è doveroso da parte mia fare un sentito ringraziamento al sindaco e ricordo che la seduta del Consiglio Comunale del luglio 2017 il sindaco mi ha conferito la delega di assessore e nel farmi gli auguri di buon lavoro pronunciò queste testuali parole. Non so se mi ringrazierà per questo compito, forse perché la nomina più complicata in questo momento. Queste parole in questi 5 anni mi sono tornate alla mente tante e tante volte. Ebbene, avevi ragione, però oggi ti ringrazio sia per la fiducia sia per i risultati raggiunti. Spero di aver assolto il mio ruolo nella maniera più trasparente possibile, con spirito di abnegazione e senso civico. L'ho fatto veramente con impegno e come se avessi veramente gestito una cosa personale, come un contratto di famiglia, e penso che l'abbiamo fatto tutti in questo periodo. Voglio ringraziare anche perché in questi 5 anni sei stato, credo per tutti noi amministratori, una guida, come ogni buon capitano, di navi che solcano mari tempestosi, lo voglio ripetere, perché noi abbiamo avuto sempre una barca in mezzo al mare, alla deriva. Hai sempre dato la lettura delle situazioni che via via abbiamo affrontato molto pragmatica, che ci ha consentito in alcune circostanze anche di non mollare. In questi anni ci sono stati momenti particolari, abbiamo incontrato tante difficoltà e abbiamo avuto tanti problemi e a volte sono stata tentata di mollare tutto, ma poi ha prevalso sempre il senso di rispetto verso i cittadini e verso la comunità e verso il mandato che i cittadini ci hanno affidato. Il compito che i cittadini ci hanno affidato era un compito semplice, riportare alla normalità la gestione dell'ente comunale, ripristinare i ruoli, non per più asservire le scelte al potere di qualche dipendente e aprire le porte del comune a tutti. E credo che abbiamo raggiunto un obiettivo e la seduta del Consiglio Comunale di stasera lo dimostra. Queste parole non rappresentano una sgrinata, non è un mio stile, i miei amici lo sanno benissimo. In questi anni abbiamo avuto occasione di conoscerci, ognuno di noi ha un temperamento abbastanza forte, ma nel complesso il gruppo ha funzionato e abbiamo lavorato veramente bene. Chiunque altro probabilmente di fronte alla situazione che abbiamo affrontato avrebbe deciso di mollare. Ma restare e combattere per ciò in cui abbiamo creduto ci ha sicuramente distinto dagli altri. Mi scuso per questa considerazione iniziale, ma questa seduta di Consiglio Comunale merita anche un momento di riflessione. Ritorno immediatamente ai dati di bilancio, ripercorrendo alcuni momenti salienti che hanno caratterizzato la vita amministrativa dal 2017 a oggi. In particolare voglio ricordare alcuni fatti che hanno rappresentato una svolta per il comune. I dati che vado ad esporre dimostrano tangibilmente che abbiamo affrontato i problemi lasciati dal passato con la massima cura e la massima attenzione. Abbiamo cercato di fare ogni cosa per tutelare il futuro dei cittadini, anche con i nostri sacrifici personali e familiari, con un solo scopo, rendere migliore il nostro paese. Ma per poterlo fare all'esterno, con cose tangibili, è stato necessario ricostruire internamente l'apparato. Noi siamo stati chiamati a gestire un disastro. Lo abbiamo fatto, l'abbiamo fatto anche bene, con alto senso di responsabilità e rispetto per la popolazione. Ricordo da cosa partiamo. Abbiamo dedicato al 30 giugno 2017 un'esposizione per
attraverso la tesoreria di circa 2 milioni di euro, somma certificata dalla gestione dei conti dell'epoca nei crediti trimestrali. Ricordo a me stessa che nell'atto di verifica di cassa del 30 giugno 2017, svoltasi in presenza del sindaco uscente e del nuovo sindaco, il revisore evidenziava questa grandissima difficoltà economica del mondo e il sindaco uscente si giustificava rifiutando la firma della verifica e abbandonando la seduta. Oggi, ormai da 3 anni a questa parte, il comune di Peccamerara non utilizza un solo euro di anticipazione di cassa. Se nel primo anno del nostro mandato ogni mese non avevamo soldi neppure per pagare gli stipendi, oggi possiamo tranquillamente affermare che i nostri fornitori vengono pagati immediatamente dopo la fine della prestazione, senza sofferenze e senza alimentare contenzioso. L'anticipazione di tesoreria non si è estinta naturalmente per magia o ricorrendo a ulteriori indebitamenti a lungo termine, ma implementando una serie di attività di contenimento di razionalizzazione e revisione dei contratti e riduzione della spesa del personale. Un lavoro meticoloso e puntuale va dando bene anche a razionalizzare i centesimi, e questo sui centesimi non sto scherzando. Riduzione della spesa del personale. Nei primi 3 anni del nostro mandato la spesa del personale si è ridotta del 50%, a fronte di una riduzione del personale imposta dell'ente di circa il 20%. L'andamento del costo del personale ha fatto registrare una riduzione assolutamente ridotta, da 1.075.000 euro a 574.000 euro nel 2018. Quindi nel 2016 stavamo a 1.075.000 euro, nel 2018 a 574.000 euro. Ridotta poi nel 2022 a 477.000 euro in forza dei piccoli pensionamenti. Vale la pena solo evidenziare che anche questa riduzione del personale e il costo del personale è frutto di una nuova politica di reale riordino, di correzione e di razionalizzazione. La spesa del personale rappresenta, per chi ha dell'esperienza con il bilancio dell'ente, il tasto più dolente e delicato. La situazione del nostro insediamento era veramente fuori controllo. Basti dire che dalle verifiche che vennero eseguite collegialmente sotto la supervisione della direzione dei conti dell'epoca, emergeva che le nostre comune venivano erogate in spregio alla legge e indennità accessorie dipendenti, senza neppure aver attivato la fase obbligatoria di delegazione statale centrata di parte pubblica e di parte privata. La giunta era stata completamente messa fuori dal sistema e quindi non procedeva né all'approvazione del contratto né alla definizione della parte pubblica per discutere il contratto decentrato, e quindi praticamente si dava la possibilità a qualcuno di gestire il tutto. Oggi, come avviene su molte altre questioni, anche sulla distribuzione delle indennità dell'epoca, sono aperte indagini presso la Corte dei Conti, sezione di controllo, che verificherà le verifiche di legittimità. Sistemazione di incongruenze contabili. Il lavoro svolto fin dall'inizio di giorni del nostro insediamento è stato un lavoro meticoloso di ricostruzione. Sì, è bene chiamare le cose con il giusto nome. Nel comune di Peccamerara regnava il caos, gli uffici non avevano alcuna organizzazione sistemica. Era tutto gestito da una mano superiore che manovrava tutte le attività da una stanza ubicata fuori dal comune. I funzionari non potevano gestire il peggio. Per non addirittura lavori, il peggio piano esecutivo di gestione la via maestra per poter operare durante il corso dell'anno. E se i funzionari non potevano gestire il proprio peggio, si dava la possibilità a qualcuno di gestire tutto e quindi di spendere e gestire a proprio piacere, a proprio piacere. Dopo il collocamento in funzione dell'ex responsabile finanziario, si è reso necessario riorganizzare l'organizzazione completa di tutto l'apparato amministrativo, sia da un punto di vista pratico, operativo, sia da un punto di vista giuridico e contabile. Il lavoro è iniziato dotando l'ufficio finanziario di un'autonomia operativa, mediante la distribuzione addirittura ai software operativi, indirizzi di posta elettronica nuovi, abilitazioni delle macchine, ricostruzione dell'archivio cartaceo storico, perché nel comune non c'erano i documenti. Solo dopo il recupero dei dati di accesso abbiamo potuto recuperare la memoria storica fiscale del comune, dal cassetto fiscale emergeva che non erano state presentate dichiarazioni, non si erano presentate le comunicazioni delle fatture ricevute, non si presentavano dichiarazioni da appena diversi anni. Accedendo al DAP, piattaforma del Ministero delle Finanze, attraverso la quale vengono pubblicati dati finanziari che confluiscono nella contabilità pubblica del bilancio dello Stato, emergeva una situazione disastrosa, tutti i dati erano errati con continue segnalazioni di errore. E questo naturalmente influisce sulla gestione anche dei lavori pubblici. Oggi tali adempimenti di routine sono gestiti dall'ufficio in maniera puntuale a fine di evitare sanzioni amministrative e ritardi. Nel novembre del 2018, a valle di lungo momento di ricognizione e dopo continue notifiche di sentenza,
sentenze dei periodi giuridici, il Consiglio è stato chiamato ad approvare per la prima volta il riconoscimento di agli di bilancio, riconoscimento che è costato alla gestione amministrativa uno sforzo davvero importante a causa della mancata condizione di bilancio del Comune di una voce di fondamentale importanza. Infatti la legge da lontano 2011 imponeva la legislazione di stanziare il Comune di bilancio delle liste sottoponenti a giudizi. Solo a partire dal primo anno della nostra gestione è stata implementata questa luce. Ancora oggi si chiede perché non è inserita questa voce di bilancio. Ebbene, accantonare risorse significa limitare la spesa e quindi non è piacevole accantonare le risorse, ma soltanto accantonando si riesce a risanare e a risollevare il bilancio comunale. In più, nel bilancio c'era purtroppo una serie di errori materiali, contabili. Il bilancio del Comune di Pietramenale era gestito con leggerezza e per così dire in maniera flessibile. Utilizzando il consumo delle necessità che vi abbiamo presentato. Tutto questo naturalmente ha creato le condizioni per il disastro finanziario che abbiamo affrontato. La contabilità è uno strumento più avanzato nel rispetto della norma e dei principi contabili. La norma e i principi contabili consentono di creare dei cuscinetti per garantire gli equilibri di bilancio. Tralasciando tanti aspetti secondari, voglio sottolineare che il bilancio conteneva degli errori sistemici che nascondevano la reale situazione finanziaria. Il passaggio alla contabilità armonizzata non è stato gestito correttamente. Il legislatore del 2013 dava la facoltà ai membri di procedere a cristallizzare i dati contabili attraverso degli strumenti contabili, tra cui di accertare i residui, costituzione del fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità. Il riaccertamento straordinario dei residui viene fatto in maniera, diciamo, un adempimento formale, senza contenuto. Quindi sia negli atti comuni che l'accertamento straordinario ha generato un disavanzo che poteva essere dipianato in 30 anni, a Pietramenale in realtà ha generato un avanzo di amministrazione e quindi di conseguenza questa situazione ha aggravato, ha peggiorato il bilancio comunale. Il fondo pluriennale vincolato non è stato assolutamente alimentato. E infine, furono utilizzati i fondi previsti per pagare i debiti certi, libri e esigibili, utilizzando il finanziamento di N35, ma il trattamento contabile di quel finanziamento non è stato correttamente adeguato al bilancio e quindi l'errore in quella gestione era duplice. Da una parte la somma inserita nel risultato di amministrazione era diversa rispetto a quella certificata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Naturalmente la somma inserita nel bilancio era inferiore rispetto a quella certificata e quindi il risultato di amministrazione risultava migliore rispetto a quella che era la reale situazione. E in più il fondo di circolazione di liquidità di N35 deve essere contabilizzato seguendo delle indicazioni precise della Corte dei Conti. Voglio ricordare al Consiglio che sul punto esistono diverse sentenze sulla corretta contabilizzazione di questo fondo. Questo Consiglio Comunale, già a partire dal 2019, ha sentito attentamente l'evolversi della materia, adeguando sempre il bilancio a questa problematica. Il dato normativo, lo dico, è molto stringente e quindi per poter adeguare il bilancio è stato necessario contrarre sempre la spesa per favorire l'accantonamento e consentire di mantenere il bilancio in equilibrio. Il funzionario dell'epoca, non adeguato alla norma di bilancio, gestendo le voci in modo flessibile, mascherava la reale situazione finanziaria, liberava risorse, elargiva premi, dava la possibilità di aumentare la spesa liberamente. Ma tutto ciò ha alimentato un disavanzo alla mente comune al rendiconto. Forse su questo punto è necessario un esperimento. I rendiconti approvati nelle annualità successive al 2013, 2014, 2015, 2016, nascondeva una perdita che si alimentava nel corso degli anni senza essere dichiarata. Questo grave falso, rappresentato nel bilancio negli anni pregressi, costituisce la prima, forse la più pesante verità che abbiamo gestito, corretto e rivelato fin dal nostro insegnamento. Tale situazione ha fatto sì che il bilancio del Comune di Pietramenale al momento del nostro insediamento si fondava su un molto numero di residui attivi e passivi costituenti una posizione inesistente. Si inserivano nei residui addirittura la voce IMU, che è una voce che non ha di per sé residuo, perché automaticamente la posso inserire il bilancio soltanto quando l'accetto e posso inserire la voce del residuo solo se invio materialmente a casa dei contribuenti l'accertamento. Invece il nostro bilancio aveva già inserito gli accertamenti, quindi dava all'entrata la possibilità ancora di spendere. C'erano delle incongruenze nella contabilizzazione delle voci contabili, mancava il rispetto dei vincoli di entrate e di spese. Ci sono delle entrate che devono finanziare assolutamente soltanto una spesa, e mi riferisco alle entrate.
entrate riferite al piano economico finanziario della TARI, cioè tutte le entrate della TARI sono destinate alle spese del servizio di fiume. Ebbene, se lì abbiamo riconosciuto i debiti di GIS e di Sorrento, questo vincolo non era rispettato. La Polizia del Bilancio, di fronte alla normalità, ha fatto emergere la reale condizione finanziaria del comune, che si è palesata in tutta la sua realtà con l'approvazione del rendiconto di gestione del 2018, con l'emersione di una situazione davvero catastrofica. Il Consiglio è stato chiamato a fare una scelta, dichiarare il dissesto e chiudere con il passato, a danno dei creditori e dei cittadini, oppure intraprendere una strada diretta. Noi abbiamo scelto di tagliare, come il Consiglio della maggioranza ha scelto di seguire il salamento. E quindi abbiamo avviato l'azione di salamento. La situazione emersa era questa, la voglio ripetere perché non possiamo dimenticare. Il salamento del rendiconto di gestione 2018 aveva un risultato di amministrazione di 1.304.000 euro, debiti commerciali non pagati e debiti fuori il bilancio di oltre 1.800.000 euro, suddivisi tra fatture commerciali, sentenze, fatture varie verso gli enti di riferimento, cartelle esattoriali, debiti verso il consorzio, debiti verso l'INPS, una situazione verso l'INPS disastrosa che andremo a affrontare poi. A fine di questa situazione abbiamo approvato il piano di equilibrio triennale, sapendo del rischio che abbiamo assunto, e da questo momento in poi l'azione dell'amministrazione ha fatto veramente impugnato. Abbiamo pagato debiti commerciali e riconosciuto debiti fuori bilancio per circa 1.200.000 euro. Oggi infatti abbiamo approvato il GISET, ma abbiamo gestito anche con le riduzioni al 60% per alcune posizioni, anche posizioni dove è stata possibile transibile. Abbiamo avuto situazioni grosse come acqua campagna, servizi elettrico, sorvegno, elettrico, energia, consorzio ASI. Abbiamo dichiarato un disavanzo di amministrazione per circa 773.000 euro, abbiamo realizzato la vendita di immobili per un importo di circa 200.000 euro e abbiamo azzerato l'anticipazione. Lo ricordo con forza, il bilancio del comune di Pietramelato nel 2018, dopo l'azione di sistemazione, ammontava a meno 3.800.000 euro. Oggi il risultato di amministrazione presunto ammonta a meno 2.400.000. Quindi con una, abbiamo recuperato circa 1.800.000 euro. Penso che possiamo ritenerci soddisfatti. La riorganizzazione rigorosa ha riguardato anche l'aspetto tributario. Nel momento del nostro insediamento ci siamo ritrovati con la mancata notifica degli accertamenti fiscali e naturalmente ci ha comportato per noi un lavoro umano, certamente non popolare, ma assolutamente necessario per l'insediamento. Abbiamo oggi la seguente situazione. Notificato accertamenti di mortà su tutta la realtà del 2018, notificato accertamenti cari fino al 2018, notificato su 10 biblici fino al 2018, notificato accertamenti per il chiedere di denuncia. Ad oggi sono concluse le operazioni di lettura per le bollette libiche dell'anno 2021 e sono in corso di distribuzione. Abbiamo dotato il nostro comune di un sistema informatico di ultima generazione. La nuova piattaforma fornisce il servizio integrato in cloud, garantendo rispetto ai vincoli posti dall'ABI. La conservazione digitale dei documenti, la completa identificazione dei documenti cartacei, la gestione dei dati amministrativi direttamente in modalità telematica, la giunta digitale e finalmente il corretto popolamento della sezione amministrazione trasparente del sito. Garantisce inoltre la completa integrazione dei dati anagrafici, come aveva detto il sito, corretti con il progetto Toponomastica. Mi spiego, il contribuente, faccio un esempio pratico, il contribuente Marietta Sinise è un unico contribuente per l'anagrafe, per i tributi e per il servizio idrico e per l'IMU. Se all'anagrafe svolge una variazione anagrafica, quella variazione deve essere registrata in tutti gli uffici. Ma siccome per la Milano all'anagrafe arriva un software di gestione che ha con anni, l'altro territorio veniva gestito dalla Data Group, con le determine venivano svolte in maniera cartacea e la contabilità veniva gestita da noi. Queste situazioni tra di loro non avevano nessun legame, quindi di conseguenza tutto quello che succedeva in contabilità non aveva nessun riscontro con l'anagrafe, quello che succedeva in anagrafe non aveva riscontro in contabilità. Naturalmente questo genera il caos e genera la possibilità di eludere completamente l'aspetto dei tributi. Quindi sistemando questa situazione, certamente lo stesso soggetto veniva ripetuto più e più volte in ogni settore. Oggi abbiamo fatto una sistemazione, siamo quasi al 70-80%, naturalmente è ancora in corso, stanno ancora lavorando giorno per giorno per sistemare questa situazione. È stato implementato lo sportello dei tributi,
E il pagamento online, come aveva già anticipato il sindaco. Vi passo soltanto qualche momento sui risultati del bilancio. Il bilancio di previsione è corredato da tutti gli atti provvedentici. La sottoscritta ha proposto un emendamento per l'inserimento della voce infrastrutture sociali, sia nella parte entrata sia nella parte uscita. Tale emendamento ha la finalità di inserire l'annualità 2022 delle risorse assegnate al Comune con il DPCM del 17 luglio 2020 per l'implementazione di infrastrutture sociali. Quindi è un inserimento della voce di 38.000 euro sia in entrata sia in uscita, e quindi è collegato al parere del direttore dei conti e non altro che all'equilibrio generale del bilancio. Tra le divise dei provvedimenti, per fortuna, sottolineare alcuni aspetti. La divisa verifica la quantità e qualità delle aree fabbricabili destinate a residenza e attività produttive, evidenzia che il comune non ha aree destinate a residenze, ma aree soltanto destinate ad attività produttive, precisamente alcuni terreni agricoli e un'area denominata area piccola, poi a 6, a dicembre 5108. Il piano delle reazioni, anche questo è frutto di una ricognizione generale. Dal nostro insediamento il comune non era dotato di un inventario, non aveva contezza di qual era il bene di proprio non aveva un elenco di tutte le proprietà comunali e tutte le parti fatta a questo tipo di costruzione, sono stati elaborati i beni che potevano essere dismessi, l'ufficio tecnico ha redatto le perizie di valutazione e sono stati istituiti due tentativi di vendita. Nel primo tentativo sono stati dismessi terreni agricoli per un importo di circa 200.000 euro, il secondo tentativo di vendita è andato in deserto, l'ufficio sta predisponendo gli atti per un successivo tentativo di vendita. Il piano triennale delle opere pubbliche elenca le opere strategiche da realizzare nel triennio, il piano triennale degli acquisti superiore a 40.000 euro evidenzia che l'unico acquisto di servizio di importo superiore è quello relativo al servizio di igiene urbana, il piano triennale per la razionalizzazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali, il piano che prevede appunto la razionalizzazione delle risorse strumentali assegnate al funzionamento del cliente, e il piano in realtà che occorre l'utilizzo che abbiamo avviato con il nostro insegnamento. Infatti dal piano abbiamo eliminato alcune parti previste nel passato e nelle razionalizzazioni abbiamo eliminato le reti cellulari in dotazione di dipendenti pubblici, dismessa da lettori in disuso, abbiamo appunto sostituito le lampade della pubblica illuminazione con nuove lampade a LED, con un risparmio di energia elettrica. Apro per una parentesi, questo ricordo che in questo momento storico il costo dell'energia elettrica è stato, sostanzialmente è stato aumentato in bilancio rispetto agli anni passati proprio per far fronte all'emergenza, alla crisi energetica che abbiamo. Naturalmente sicuramente nel corso del potrebbe prevedere ancora ulteriori ritocchi perché il costo dell'energia aumenta in tutto. Per quanto naturalmente sono stati ridotti la carta stampata, ma è proprio l'istituzione del protocollo interno e quindi questo riduce ancora di più il dispendio di energia perché in maniera sistematica gli uffici ricevono sulla propria scrivania virtuale i documenti, quindi senza più avere il cartaceo e quindi riducendo anche la spesa spicciola della carta stampata. Le tariffe sono confermate e l'unico passaggio che mi preme ancora a sottolineare è che in questo momento approviamo, confermiamo le tariffe e il piano economico finanziario del 2021 perché è in corso l'approvazione dei pedaggi del prezzo del 2021. Spero di non aver abusato troppo della vostra pazienza e vi ringrazio. Grazie, grazie Maria Teresa, grazie per il lavoro, ottimo che hai fatto, in maniera rilevante e soprattutto in casa. Ci sono altri interventi? Buongiorno. Abbiamo trascorso insieme 5 anni senza vibrare, senza sprecare nemmeno un istante del prezioso tempo concessoci dal popolo. Abbiamo provato a riscrivere la storia del nostro paese. Quando abbiamo deciso di metterci in gioco per Pietra Melara, era proprio questo l'obiettivo principale: riscrivere la storia di un paese precipitato in un profondo torpore, stanco, avanzato ed incapace di rispondere ai nuovi cambi di vivibilità dettati dalle volte uscite dalla società. In altre parole, un paese che non rispondeva più ai bisogni e alle necessità dei propri cittadini, che aveva un tremendo bisogno di tornare alla normalità di una volta. L'impegno costante, sforzi e grandi sacrifici ci consentono oggi di consegnare nelle mani della cittadinanza un paese cambiato, rivoluto, carico di aspettative per il futuro,
sicuramente più di me. Oggi che da Milano può essere definito un paese in alto, è proiettato in un promettente futuro che lo ricolloca al posto che ha sempre occupato nella storia. Il rinascimento dei italianesi, o se preferite la rivoluzione protesa alla normalità, sono il frutto di importanti provvedimenti amministrativi, decisioni a volte anche più specifiche, che hanno caratterizzato giornate intense ed interminabili di duro lavoro. Questi momenti non possono essere dimenticati e meritano di essere sottolineati, soprattutto nel rispetto di chi opera incessantemente nel servizio della comunità, così come poc'anzi hanno fatto il sindaco e l'assessore Milano. Nel ricostruire questo percorso a ritorno nel tempo, prima di ogni cosa, sento il dovere di ringraziare tutti i colleghi amministratori e in particolare il sindaco per la grande fiducia che in questi anni ha riposto nei miei. Grazie ai suoi consigli, agli insegnamenti, agli orientamenti e all'esempio costante e incessante di come si agisce nella pubblica amministrazione. Sento di essere molto cambiato personalmente, sicuramente meno impulsivo, più avvenuto, profondamente maturato sia sotto l'aspetto politico che sotto l'aspetto umano, ma consapevole della strada per continuare a crescere e a migliorare, e ancora più. Delle azioni e dei provvedimenti più importanti attuati dal sindaco ricordo sempre con piacere il giorno seguente alla vittoria elettorale, quando grazie alla sua esperienza e dal suo impulso fu bloccata l'ultima tranche di premi di produttività riservati ai pochi intimi privilegiati. Attraverso quel primo perentorio provvedimento si pose finalmente fine a un'emorragia, di fondi comunali che per un decennio hanno contribuito ad affossare il bilancio del reddito. La rifondazione del nucleo comunale di protezione civile, l'individuazione della figura di Franco Fogetti, quale coordinatore, la chiave di volta di una lettura politica indivenibile, che ci ha consentito sicuramente di affrontare i difficili momenti del Covid e tutte le altre criticità con maggiore serenità e grande consapevolezza. Allo stesso modo risulta di fondamentale importanza la costituzione del Covid, formata da Carmelo Colavino, Prendo Tomasone e Pasquale Sotto. Il lavoro incessante di questi professionisti ci ha consentito di fare molti passi avanti nella prevenzione dei rischi e nella conoscenza approfondita del nostro territorio. Il recupero del centro multifunzionale di via Sant'Antonio a Bari, diventato come ambulatorio alto, rappresenta un'altra importante conquista per il territorio e per i cittadini di Torino, un centro di assistenza socio-sanitaria vicino alle esigenze delle fasce sociali maggiormente vulnerabili. Significa avere una visione comunitaria e protesa alla valorizzazione dei reali interni. Se poi aggiungiamo che lo stesso centro si è rivelato straordinario dal punto di vista strategico per la somministrazione delle vaccinazioni anti-Covid per gli adulti e per i bambini, possiamo tranquillamente asserire che la scelta di affidare questa struttura all'ASL si è rivelata determinante per la lotta alla pandemia. Così come si è rivelata di sostanziale importanza la convenzione si parla con la Croce Rossa Italiana, per l'apertura di una sede a Pietramelano. La presenza dei volontari qui, sempre rispetto e collaborativi, ad affrontare ogni criticità sociale, si è rivelata una vera e propria benedizione per questo territorio, soprattutto nei momenti più difficili cercati da lavorare. Ospitare poi l'unica sede del CAI, soprattutto al Comune Italiano di tutta la campagna settentrionale, è un grande lavoro. Anche in questo caso il sindaco ha visto lontano, in considerazione della crescita esponenziale del turismo escursionistico, che ha contribuito alla nascita dello sviluppo di numerose strutture ricettive e con esse il consolidarsi di una nuova economia che ha beneficiato molti giovani e in qualche caso intere famiglie. Un capitolo a parte merita la dedica ai lavori pubblici che il sindaco ha voluto attivare in questo momento. Un ruolo di grande rilievo e di grande responsabilità, perseguito sempre con lealtà, trasparenza e attenzione, piano piano pensiero. In questo ambito risultano di fondamentale importanza nel processo di recupero di credibilità nei confronti di enti sovracomunali il recupero di fondi importanti che ci hanno consentito di realizzare opere come la rete comunale dell'ARS, il completamento della caserma di Galerie di Cangelone e il recupero di tutta la parte nobile del Palazzo. Un'altra
grande straordinaria intuizione di questa amministrazione è stata la scelta di puntare sul volo strategico di emergenza, che spiegherà i carabinieri forestali, la protezione civile, la Croce Rossa e il soccorso aperto. L'importante l'input dell'amministrazione anche sotto l'aspetto della viabilità, sostanziale e di fondamentale importanza, possiamo definire la sistemazione della rotonda sulla strada provinciale 183 di Canavara Pantana, così come importante è stata la realizzazione degli spazi tappi con via Caterina Massimia, che ha delimitato nuovi parcheggianti all'interno dell'area mercato e che ha finalmente, una volta per tutte, eliminato il pericolo sul tratto viale come accadevano sempre oggi diretta. Un altro punto fermo del programma elettorale che è stato pienamente rispettato è quello che riguarda il recupero e la valorizzazione dei sentieri montani e con essi delle strade per le montagne principali, come San Pancrazio e San Martino. Un recupero fondamentale che ha sicuramente contribuito alla crescita del turismo escursionistico, nonostante la crisi pandemica. Dal desiderio e dalla volontà di disporre luoghi e spazi per il ritrovo e il tempo libero riservato a tutte le fasce generazionali della comunità, l'amministrazione ha proiettato un enorme sforzo, reale e fondamentale importanza sotto il profilo dell'aggregazione e dell'inclusione sociale. In questo modo sono letteralmente rinati la Villa Comunale Giovanni Rossi, il Parco Giochi sul quartiere dell'Immacolata, il Parco Giochi di Chiesa Antonio Amaro, i cui lavori di recupero sono ancora in corso. Il restyling della Villa Comunale ha consentito inoltre la realizzazione di importanti aree di sosta che ha messo a disposizione nuovi posti marchi al servizio delle attività e dei residenti nel cuore del centro scolastico. Operazione analoga è stata programmata e realizzata in largo di casa, dove sono stati recuperati ulteriori posti marchi, dove sorgerà una nuova piazza che questa amministrazione ha inteso intitolare al compianto vago con il signor Don Roberto Milano e che, come la Villa Comunale, sarà sicuramente il nuovo luogo di ritrovo per tutti i cittadini. In ultimo, per concludere la parentesi delle opere pubbliche, possiamo definire una vera e propria ciliegina sulla torta conclusiva, il recupero di alcuni fondi dalla regione Campania che ci consentiranno di attuare il rifacimento di tratti statali più importanti del centro urbano, in attesa che venga completato l'esame dei fondi PNRR che ci permetterà di mettere in cammino importanti interventi di rigenerazione urbana che riguarderanno le piazze più importanti del paese. Così come sta già progettato l'ampliamento del cimitero che necessita di nuovi spazi per far fronte alle esigenze della popolazione. Tutti questi importanti risultati sono il frutto di una sinergia di intenti e di una sintonia di azioni nata dal comune, obiettivo del sindaco e di tutta la maggioranza, affinché il Camerale tornasse ad essere un vero e proprio punto di riferimento tra tutti i comuni del circondario. Il nostro paese è stato sentito da una guida sicura, dal sindaco e da una squadra forte, unita e contenta, perché la grande ferita è la vita, come tutta la maggioranza. Sono sicuro che questo grande lavoro sarà riconosciuto dal popolo in maniera tale da poter continuare il lancio e la rivalorizzazione di una comunità che merita di occupare un posto importante nella storia e nel futuro. Allora, se siete d'accordo con la discussione, chiudiamo la fase della discussione, passiamo alla votazione secondo i punti che vado a chiamare in base all'ordine del giorno. Allora, punto numero 5, verifica della quantità e qualità delle aree applicabili destinate a residenza, attività produttive e terziarie. Chi è favorevole? Io ne tengo. Perché sono lì? Grazie per la parola. Va bene, ok. Questo non mi aiuta a rimediare il no, perché questo va piano. Oh, abbiamo l'approvazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare. Chi è favorevole? Poi abbiamo l'approvazione del programma biennale degli acquisti. Chi è favorevole? No, questa è l'approvazione del programma biennale. Ah, certo. Punto 7.
finanziaria delle opere pubbliche per il periodo 2022-2024, chi è favorevole? Il contrario. Poi, approvazione del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 40.000 euro, periodo 22-2023. Chi è favorevole? Aggiornamento del piano triennale per la razionalizzazione e utilizzo delle dotazioni strumentali per il periodo 2022-2024. Chi è favorevole? Conferma tariffe stati. Chi è favorevole? Al numero 10, conferma tariffe tali. Chi è favorevole? Conferma tariffe IMU, chi è favorevole? Poi abbiamo il TUP 2022-2024, relazione di approvazione, chi è favorevole? Poi sul numero 13, è uguale, sul numero 13. No, chi è favorevole alle decisioni di chi? Tu sei favorevole? No, sono contrario. No. Quindi lei ha ritenuto il primo e sulla terra. Poi c'è stato il punto 12 adesso. Sì, 12. 2022-2024. Loro hanno votato a favore e sono contrario. Contraria. Poi, sul bilancio di previsione, bisogna fare la votazione sulla proposta di emendamento che ha presentato Maria Teresa Giunese. Chi è favorevole sull'emendamento? Chi è favorevole? Per l'immediata eseguibilità sull'emendamento, su questo emendamento, e poi votiamo pure, siamo ugualmente favorevoli. Poi sottoponiamo a votazione bilancio di previsione 2022-2024. Chi è favorevole? Per l'immediata eseguibilità, uguale alla versione. Va bene, quindi. No, io sono contrario alla eseguibilità. Va bene, l'emendamento l'abbiamo votato. Abbiamo votato. Abbiamo finito, va bene? Grazie a tutti, la seduta è sciolta.